Sono soprattutto i piccoli centri a dare il buon esempio per lo screening di massa. Nello scorso fine settimana sono stati eseguiti circa 17.000 test antigenici rapidi in 22 comuni del Chietino, dai quali sono emersi oltre una sessantina di nuovi casi. A Mozzagrogna quasi il 50% dei residenti si è sottoposto al test, superando di gran lunga il target. La domenica mattina alla sala polivalente erano terminati i tamponi, con una ventina di persone in coda. Il sindaco Tommaso Skips ha dovuto procurarsi centinaia di test. Perché è importante fare lo screening anche nei piccoli paesi? Innanzitutto per vedere una percentuale, qual è la percentuale di positivi. E poi il fatto di essere positivi oggi non è che ci rende immuni in futuro, però intanto abbiamo un dato ad oggi di quanti positivi ci sono. È chiaro che la raccomandazione è sempre quella di continuare a mantenere alta la guardia, quindi distanziamento, lavarsi le mani, mascherina, eccetera. Questo è quello che lo screening non ci protegge, ma ci protegge il fatto di essere attenti a rispettare determinate regole. È importante però l'indagine epidemiologica. Certo, questa è l'indagine epidemiologica, come dicevo prima, proprio per vedere ad oggi quanti, se c'è un alto tasso di positivi. Invece devo, con mio immenso piacere, abbiamo riscontrato un tasso, visto il numero di tamponi fatti, un tasso molto basso, una percentuale bassissima. Questo significa anche che gli abitanti residenti di Mozzagrogna sono ligi alle regole? Ma devo dire sì, sono sia nella prima ondata che adesso abbastanza si comportano bene, anche se ieri c'è stata la chiusura di un bar, però chiaramente qualcuno è poco attento a rispettare queste regole. C'è necessità di mettere in sicurezza le città nelle quali si assiste ad una circolazione massiccia del virus, commenta il direttore ASL Thomas Schell. Perciò i cittadini di Lanciano e Ortona, entrambe zona rossa, possono sottoporsi a tampone antigenico presso i rispettivi ospedali Renzetti e Bernabeo. A Lanciano ci sono attualmente circa 400 positivi e 500 persone poste in quarantena. A Ortona si contano oltre 200 positivi.